Un'estate ricca di avvenimenti all'insegna della cultura animeranno la città di Ovada. Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dagli assessori alla cultura Roberta Pareto e al turismo Sara Olivieri. Già partito il cinema all'aperto, il prossimo appuntamento sarà con i festeggiamenti per San Giovanni Battista, dei quali abbiamo già parlato dettagliatamente, poi dal 25 giugno con altri eventi. Il 25 subito a ruota con un evento organizzato da Rotary e l'associazione musicale Rebora nel parco, nel giardino della scuola di musica, un omaggio a Fred Ferrari e la consegna della borsa di studio del Rotary alla scuola di musica. Poi abbiamo tutta una serie di eventi che il Rotary con l'associazione ASD Sport organizza a Sant'Evasio il 15 di luglio, il 21 di luglio, il 27 di luglio e il 5 d'agosto con alcuni tributi e un insieme, un ensemble di band del territorio. Continuiamo poi con il Rebora Festival. Quest'anno abbiamo due serate, una il 18 di luglio, una serata dedicata al rock, 40 anni di rock con Roberto Tiranti, Andrea Maddalone e Marco Fugliano. Il 3 di agosto Beppe Gambetta e ospiti internazionali che ripropongono in una nuova versione l'Acoustic Night dedicato a Fabrizio De André. Noi chiudiamo poi con il festival Attraverso che quest'anno ha due serate, due tappe, una il 4 di settembre, l'altra l'8 di settembre. Poi naturalmente abbiamo una serie di eventi legati più alla parte turistica di cui poi vi parlerà. Faremo una conferenza stampa il 20 di luglio, quindi settimana prossima, per raccontarvi invece quali sono tutti gli eventi turistici dell'estate ovadese. Faremo una prima conferenza stampa in Camera di Commercio il 20 mattina e il 20 pomeriggio. Invece qua a Ovada vi racconterò tutti gli eventi che comunque sono parecchi. Comunque abbiamo sicuramente ogni venerdì ricco di aspetti, diciamo, comici, musicali e culturali.